le cose fatte per dare un'indicazione, non sono elementi rivoluzionari, sono cambiamenti di tendenza rispetto a tanti temi sui quali c'è stata fino ad oggi la fatica di un tempo di difficoltà, di tagli, in cui l'emergenza era sotto gli occhi di tutti. Adesso dobbiamo uscire dall'emergenza, e per uscire dall'emergenza dobbiamo dare alcune indicazioni di fondo, e le indicazioni di fondo devono partire dai concetti che ho provato a esprimere, dalla centralità dell'educazione, dalla centralità del fatto che il nostro welfare deve essere un welfare che tiene conto del peso che abbiamo assegnato alle famiglie per tenere rispetto alla crisi in questo periodo, quindi le scelte che devono essere conseguenti. E però fatemi concludere con questa riflessione di prospettiva, che è una riflessione troppo ambiziosa sicuramente, è un po' amara per certi versi, ma quando mi chiedono qual è la caratteristica che ti fa più, che ti crea maggiore problema per il futuro del nostro paese, cos'è che ti sembra più problematico per l'Italia di questo tempo? Io non ho dubbi, ci sono tante cose problematiche in Italia, ci sono tante cose belle, tante cose che stanno funzionando, io non ho dubbi che una è la caratteristica che racconta una Italia in difficoltà, ed è una caratteristica che dura da un po' di tempo, da almeno da più di un decennio, e cioè il fatto che siamo una società sterile, una società che non fa figli, una società che sulla demografia ha perso e sta perdendo il senso della vera scommessa della vita, ed è la scommessa della vita della persona, della famiglia, ma in fondo è la vita della società, perché io non credo che ci siano su questi molti ragionamenti da fare. Una società in cui la demografia ci dice che soltanto perché ci sono i bambini delle famiglie immigrate ed extracomunitarie, noi teniamo ancora un livello minimo, per non parlare di una società che sta ritornando indietro dal punto di vista numerico, questo ci deve dire che c'è un campanello d'allarme sul futuro che sta suonando ormai da 10, da 15 anni, al quale noi dobbiamo dare delle risposte.